Buongiorno, buona domenica a tutti. Stamattina sono devastata dalla giornata intensa di ieri dedicata agli amici, di cui avete visto pochi sprazzi perché avevamo proprio voglia di vivercela, quindi non è che abbia fatto, diciamo, molte riprese, non ho fatti molti video, insomma. E quindi niente, questa mattina siamo andati a fare, dopo il manghito di Dread, il mango, siamo andati a fare colazione con i ragazzi, con la Laura e Ale. Oggi è una giornata di sole, senza vento, è domenica, quindi ora andiamo un pochino al mare, ci rilassiamo e oggi è giornata ripresa. Poi decidiamo un po' cosa fare della nostra vita, poi vi spiego. Ancora, visto quanta gente che c'è ancora in giro, dove, mi sa che ha ripreso pieno regime post pandemia il turismo continuo. Ci sono proprio tutto l'anno, esatto. Anche loro, certo, tutti vanno al mare, guarda che giornata, non si muove una palma. Oh, una bici! È quasi come la mia, mamma! Quasi, quasi. È quasi come la mia. Madonna, Dread è già là in fondo con la bici. È proprio una bella giornata, ciò. Guardate qua che mare. Oggi sarebbe davvero una barca e andarci a fare un bel giro, avere la patente nautica, wow. Momento parco Dread. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina è una mattina, io penso, la più calda che io abbia mai registrato alle Canarie. Non ho mai avuto così caldo alle 8 della mattina. Non tira neanche la brezza mattutina che ogni tanto, cioè che sempre c'è, perlomeno, cioè quando non c'è il vento c'è la brezza, cioè no, non si muovono le foglie. Cioè, adesso ve le faccio vedere. È così statico che sembra di girare dentro un quadro, cioè, perché è pittoresco qua ovviamente, ma tutto è talmente statico che no, non sembra vivo. Buongiorno, buongiorno chicos, e stiamo andando in spiaggia a rilassarci un attimo. Che ne stavo parlando proprio l'altro giorno con la Laura,
che sì, molte persone, ecco, fanno vedere sempre solo gli aspetti positivi delle cose, tralasciando, ecco, quella che è la vita normale, quindi anche i giramenti di coglioni, detta come va detta. E quindi ne approfitto per farvi vedere che oggi sono girata di coglioni, anche se rido, mi girano i coglioni, per motivi strettamente personali, però mi girano i coglioni, insomma, facendoci un argomento, un tema, un titolo a questo, a questo giramento di coglioni. Semplicemente è l'anno delle delusioni delle persone, quindi niente. Ormai però non la sento neanche così tanto, ecco, troppo addosso, però insomma sì, mi girano un po' i coglioni oggi. E quindi avete visto un inizio di video che appositamente non vi ho tolto, perché fa parte anche quello di quello che sono, e poi dopo ho interrotto e poi dopo volevo far vedere qualcos'altro, però mi risultava un po' finto e quindi l'ho lasciato campato per aria. E quindi, come per dire, un artista mostra nei suoi quadri delle, com'è che si dice, delle cose scomposte, come può essere un Picasso, no? una scomposizione delle figure. Io vi ho mostrato una scomposizione di video che non hanno né capo né coda, e perché comunque fanno parte della mia giornata, cioè quella dove non ho niente di definito, non ho né capo né coda, sono inconcludente, e quindi niente, ve lo faccio vedere. Il mio essere inconcludente oggi vi faccio vedere. E comunque adesso vado al mare per vedere di non concludere niente effettivamente oggi, perché temo quasi di concludere qualcosa, anche perché oggi mi verrebbe veramente male, e quindi non concludo un cazzo e vado al mare. E per fortuna non c'è il vento, per fortuna è una gran bella giornata, e per fortuna è la giornata giusta perlomeno per rilassarsi al mare. Non ho detto niente, ho parlato un'ora e non ho detto niente, vedete? Inconcludente. Piede. Ma si arriva prorompente. Hai visto? Stra, guarda quando va giù. Ma ce n'è un sacco di... Come se ti porta dentro un sacco, vero? Oh, guarda quella, guarda quella, guarda che ti porta via. Dici? Non male, non male. Guarda, guardate dove arriva. Guardate. Hai visto la barchina là? Cosa starà facendo secondo te? Quella là sta pescando. Stanno pescando? Quella là non lo so. Di sicuro si fanno un bel giretto nel mare, guarda che caldino che c'è. E non so qual è quel bastone. C'è anche uno con la canoa. Ma quella è una... No, quella è di legno. Allora, questa mattina è ora di lavatrici. Quindi laviamo tutte le lenzuola, tutti i copri sedili, tutti... C'è un po'
un'agonia, perché sinceramente girare qua alle Canarie, specialmente negli sterrati dove ci piace stare, ovviamente tutto il camper si riempie di polvere e quindi bisogna lavarli spesso, insomma. Però devi fare un po' anche amicizia con la polvere, assolutamente. E quindi quando manca, ti manca quasi. Non c'è a tavola, la nostra amica polvere oggi. Allora, scherzi a parte, sì, non si può, ecco, è come dire, farsi dar fastidio, ecco, sì, il bene degli animali quando c'è bene di animali, insomma. È normale che uno faccia il possibile, però non puoi neanche diventare scemo, non prendere animali, ecco. Quindi se ci piace andare negli sterrati, non rompere i coglioni, poi se sei pieno di polvere, insomma, questo è il fatto. E non puoi neanche fare lavatrici tutti i giorni, perché adesso vi faccio vedere quanto costa fare lavatrici ormai alle Canarie. Sì. Allora, nella fattispecie, una lavatrice da 10 kg a noi costa 6 euro perché abbiamo il, altrimenti 7, la tessera. Allora, 10 kg, 7 euro. Noi abbiamo fatto questa. Poi abbiamo fatto... Qual è l'altra che abbiamo fatto? Questa? 20 euro. Sì, questa che è 7. Una da 16 kg. Ne hai fatta anche un'altra, vero? Qual è? Ah, questa qua è un'altra piccola, esatto. Quindi sono nostre queste qua. Quindi ho speso oggi per lavare, sono 12. 12 più 7, 19 euro. Di lavatrici, senza pensare all'asciugatura di dopo. Bene, adesso siamo andati in asciugatrice, ci abbiamo lasciato altri 9 euro perché sono 3 euro ogni 10 minuti. Quindi abbiamo pagato in tutto 19 euro l'inizio, giusto? Erano 19 più 9 euro. Evviva! Siamo venuti un po' in spiaggia a rilassarci anche oggi, anche se il tempo non è che promette bene. Però insomma, vedete, c'è un cielo a pecorelle che si dice faccia pioggia a catinelle, però non è questo il caso. Non hanno messo pioggia oggi, quindi... Una serata anche se c'è il cielo così. È normale. Quindi niente, Dredd se lo sta un po' divertendo in acqua, tra un po' faremo una partita 1, abbiamo preparato il picnic, quindi mangeremo qua, sulla spiaggia, poi domani, ultimo giorno a Lanzarote, poi andiamo un po' a Fuerte a risolvere dei problemi. Allora, adesso vi faccio vedere la divisione di due banane gemelle mesi. Non sono un chirurgo, ma cerco di essere delicata. Non riesco. Vedi, uno dei due ci rimette sempre. Questa ne è uscita meglio. Vedete? Questa gemella sta molto meglio. Però anche questa, direi che l'operazione è venuta benissimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina siamo già da Pablo. Inizio la mia giornata così invece che farvi il video di appena svegli, perché questa mattina abbiamo fatto tutto un pochino di fretta. Tieni Dredd, tieni amore l'euro, tieni Dredd il tuo euro per andare sulle palline. E perché questa mattina siamo un pochino indaffarati per il discorso dell'immatricolazione, ho un po' di giri da fare e poi dobbiamo sistemare un paio di cose, ma lo vedrete strada facendo, diciamo, e perché domani mattina partiamo appunto per Fuerteventura. Quindi oggi chiudiamo la giornata a Lanzarote, facciamo tutto quello che bisogna fare, sulla base di cosa? Dell'aspettare, perché certe cose, certe tappe dell'immatricolazione hanno bisogno
di un deposito di documentazione e di un richiamo successivo da parte appunto dell'amministrazione, che varia da una settimana a 10 giorni. Quindi deposito tutto quello che c'è da depositare e aspetto appunto, cioè faccio combaciare questo giro a Fuerteventura che dobbiamo fare per via del trade, così da non perdere tempo né a destra né a manca, come si suol dire. Dai! Questo bellissimo cappello di Nicola. Cosa c'è? C'è un buco in testa. Un po' mi vergogno a girarci. Sono onesta. Comunque, devo prendere tutto. Devo prendere tutto il pacchetto. Te mi dai della trusta, cazzo vuoi? Cioè. Lui mi dice che sono una trusta in tutte le mie cose perché. Ma a me piacciono, è questo, è la zeppa e le cose da, come mi dice Mario Mariotti, da brats. E lui mi prende per il culo. Cioè, in pratica non amiamo gli stili l'uno dell'altro, però siamo quegli opposti che si attraggono, insomma. Siete capaci di vederci di sabato sera, che voi non faccio mai video, ecco, di questo tipo, però io tipo leggings di pelle super mega tirati, tacco leopardato, canotta corta, tutta liscia, hai capito? Super mega da figanza, insomma. Poi lui esce con le braghe tutte strappate dappertutto, maglietta bucata qua, cioè proprio. E lui penso un po' si vergogna quasi forse a uscire con me, non lo so, io con lui, però ci amiamo. Vai giù, corri, corri che non c'è nessuno. No, te no. Papà, ho trovato una cosa, guarda. Dai, si è fatta fregare il posto. Niente, come vi ho detto stamattina abbiamo fatto tardi, non so come abbiamo fatto a farle 11. Facciamo schifo. E c'è troppa gente in banca, dai, in fila. Di quelle mattine che non riesco a vedere il cazzo. No, la vedo serena io. E c'era una tra l'altro che non smetteva di tossire, stava ufficialmente male. Non c'ho voglia di ammalarmi. Quindi mi sono preso e sono venuta via. Tanto non è urgente. Quindi andiamo a vedere se è arrivato al banco domattina prima di partire per Fuerteventura, se faccio in tempo. Adesso andiamo a fare le nostre cose relative appunto alla. Facciamo 2-3 giri insomma per via dell'immatricolazione. Vieni con la mamma a te. Allora andiamo a prendere, che stiamo mangiando un sacco di frutta dopo le sgarrate tutte italiane. Andiamo a prendere un poco di frutta perché la stiamo facendo fuori proprio, vai, come l'aria, per fortuna. Quindi ci svegliamo. Stamattina adesso ho mangiato 2 banane. Io non mangio. Nicola si è mangiato un mango intero. Adesso andiamo a fare una scorpacciata perché anche oggi faremo con questo caldo. Cioè, guardate, cioè, c'è veramente da morire. Ve la state passando bene anche in Italia, dicono. Però insomma sì, è una primavera che si prolunga con. Qua è proprio estate, siamo in agosto. Quindi andiamo a farci un bel picnic in spiaggia anche oggi.
E poi basta, per oggi abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare, insomma. Grazie, un quale banane pronte, vedi? Da sole prende papà. Prendi, no, prendi. Voi bravi, prendi. Sì, sono proprio pronti. Prendiamo tanta frutta, tanta verdura. C'è anche la pitaia. Adesso mi prendo la pitaia. Allora, siamo venuti fuori a cena questa sera qua ad Arieto. Adesso mi devo cambiare, preparare con la Fra e Danny. E dopo la spiaggia, ora ci docciamo qua, ci prepariamo qua. Siamo già nel parchetto del ristorante e tra un'oretta più o meno arriveranno loro. Quindi ci prepariamo. Guardate che cielo meraviglioso, in che panorama stiamo mangiando. Gli fa il culo e stanno continuando a litigare. Dopo vi raccontiamo il perché. Allora, in pratica siamo andati a mangiare in un posto dove tra l'altro noi eravamo già stati con i genitori di Nicola. Però insomma, da eravamo abituati a dei vassoi del genere di pesce, del pescato del giorno. Insomma, una chiavata, detta com'è. Cioè, siamo arrivati, c'era un piattino in tre, con due pesci in tre. Abbiamo dovuto mangiare due pesci in tre. Due pesci a 52 euro. 52 euro, esatto. 52 pescetti. Cioè, siamo fuori. E poi ho mangiato l'insalata. Avevo ordinato un'insalata come contorno, mi hanno portato un'insalatona di quelle con l'uovo, tutto dentro. Ho detto, con la frutta sciroppata. Sì, gli ho detto no, gli ho detto io ho chiesto un'insalata verde, ma ci può stare l'errore. Il fatto che dopo è arrivata un'insalata talmente verde che aveva le cimici dentro. Quindi ho mangiato croccante. Le cimici. Sembrava un seme di girasole. No, come si chiama? Sì, no, di semi di zucca. Di zucca. Però era verde, era verde. E insomma mi hanno fatto pagare 7,50 euro, quindi come se fosse un'insalatona, un'insalatina verde con le cimici. Ottimo. E poi ci hanno messo dentro del vino che non abbiamo bevuto, cioè
è arrivato fuori, insomma, facendola breve, lamentandoci, da uno scontrino di 101 euro abbiamo ottenuto 77. Sette. 77 le gambe delle donne, perché poi chi è andato, esatto, a lamentarsi è stata, sì, una donna, ovviamente. L'ho firmato anche in Canaria, cago il cazzo. No, vabbè, è giusto lamentarsi quando, quando, cioè, bisogna. Questa era proprio un'inculata, sì, di quelle, sì, tremende, assolutamente, da, vero, per turisti, non 20, ci sta. 24. E poi c'era Nicola, che poi si è preso a lamentarsi insieme a Danny con dread sulle, sulle spalle, per far vedere che era tranquillo, esatto. E poi... ma volevamo star le mani. Volevamo solo pagare meno, eravamo in pace. Ho chiesto, per ora vi va bene che ci abbiamo bimbo sulle spalle, chi quiere pagare? Io quiero pagarlo justo. Nada más, nada menos. Bello, bello. Cosa, chi, cosa volete pagare alla fine? L'ho chiesto. No, no, dice, se vogliamo continuare su questa linea, vogliamo pagare 10 euro testa. Ya sta. Allora a quel punto. Il menù pizzeria, come si faceva il compleanno, 10 euro a testa, pizza e bevito. Oh, dove dire, infatti, un menù todo incluido, sta bene. La prossima volta quando chiamiamogli diciamo così. Sono un nostro italiano, sta todo italiano, incluido. Anzi, un menù da 10 euro. Top, top.